Eccoci, ragazzuoli, e noi prendiamo con il leone in cui abbiamo delle tavole. Cambiamo un attimo classe a Beast, lo mettiamo anche lui, mago bianco, in modo tale che possa utilizzare anche lui Sancta. E fare un bel po' di danni anche lui. Quantomeno, shotterre questi con un incantesimo e basta. Senza andare a consumare chissà quanti MP. Tanto noi qua ci mancano due forzieri. E questi sono tutti i punti di esperienza. Ovviamente è gratis perché questi li sciogliamo con un attacco. Qua possiamo già cascare nel primo buco. E andiamo direttamente al livello successivo. E via, così in scioltezza. Qui cambiare un attimo la sua magia in modo tale che possiamo utilizzare levitazione e la riporterei a magia bianca. Così ci evitiamo i danni di lava. Tocca salire su questa di qui. Mica di nuovo tre di questi. Questi ci consumano un bel po' di PM. Oh, ho shottato con un colpo. Hanno tipo 6500 sti qua. E più che altro strano, che carine, non riesce a shottarmi uno di questi. Interessante la cosa. Una coda di Fenice.
Altri fazziari qua non ne vedo. C'è un secondo punto di salvataggio subito. Subito. Ieri ci ho messo mezz'ora ad arrivare qua praticamente. Quindi subito. Direi proprio di no. E tu chi sei? La Liu? Benvenuti nel grande regno dei nani, anche se siamo rimasti solo in cinque. Il regno dei nani. La Liu sta scavando un tunnel. Dice che permetterà di fare il giro del mondo, ma perché mai dovremmo farlo? Conoscete la lampada magica? Se la riportate al suo luogo di origine, il suo potere sarà rinnovato. Lampada magica? Scudo, elmo, cappuccio nero. Cerchietto, abito, veste bianca. Ma stiamo bene così, in realtà. Di qua cosa c'è? Tizio che sta scavando il tunnel per il giro del mondo? È immenso sto tunnel. Non ci ho mai pensato troppo prima, ma è sembra che stia accadendo qualcosa di strano in superficie. Se non sbaglio, qui sopra c'è una foresta. Esatto. Ah, qui ti dice del luogo del villaggio fantasma. Pigliatevi questo. Non ho di nuovo più levitazione. Che palle. E finché sono questi, andiamo avanti di santa. Ci sono N fattieri qua. Meglio una qua sopra. Giusto. Questi vale la pena. In realtà vale sempre la pena. Non so cosa ha fatto quel pulsante. Tutti questi pulsanti che io li pigio, ma sempre facciano ben poco.
Ok. Nock Kaisa. Molto bene. Molto bene, ma... Noi come apriamo quella... questa porta? Così, avendo pigiato un po' tutti i tasti. Quando fosse oink oink, ci ha inviati exte oink. Ci ha detto di ucciderti, oink oink. Sono ordini, niente di personale, oink. Sono dei maialozzi. Ma che sono? Phobos, Tritone e Nereid. Ma io vi meno con Sancta? Sì. Sempre una buona strategia. Dio. Delta. Gliene spagniamo uno a testa. E con file vado di titano, almeno faccio danno a tutti.
Criticato. Ma Scan mi dice quanti PM c'hanno questi? Che se Scan mi dice i PM i... gli SP che c'hanno, facciamo alla svelta, eh? Dicevamo, Scan mi dice livello 37, 13.000, vulnerabile al gelo. Settemila. Quello ne ha 3.000 e va bene. Quello sotto ne ha 3.000. Il viola quanti ne ha? 3.500 anche lui. $285, bene. $2.900. E l'ultimo.
700. Ok, picchiamo un po' quello. Quello verde. E così dovremmo ammazzarli tutti quanti. Eccoli qua. Precisi, precisi. La terza tavola. Ho ottenuto la magia sigillata nel fiume di magma, Meteora. Nice. E poi sono rimasti in 5, ma io ne vedo 3 e basta. Due, quattro, ah no, 5. Cioè, giusti, giusti. Sono giusti gli amici nani. Adesso c'è solo l'ultimo un piccolissimo particolare e non ricordo dove è l'ultima tavola, che potrebbe essere un problema. Deve essere un minuscolo e rilevante problemino.
Questi li seguiamo, va bene. E qua per salire devo farmi il pezzetto qua nella lava. Esattamente. Allora, inizio a uscire dalla caverna, prima cosa, poi lo step successivo è andare a prenderci due evocazioni. Che non ho preso in precedenza, ma se attivo quel teschio lì di qua mi fa andare avanti, ma sono bloccato qua a vita. Le due vocazioni, una è Odino e l'altra ma capile, se adesso teletrasporto proprio non me lo fai fare. E allora noi ce ne usciamo così a piedi. Una è Udino e l'altra non mi ricordo che cos'è. Dobbiamo prendere anche Bahamut, ma prima di Bahamut avrei voluto prendere le armi leggendarie in modo tale da rendere lo scontro un pelo più semplice. Ok, è sempre Bahamut, insomma. Ok, qua. E riposiamo una volta. Sì. Berserk. Sì, va bene. Lenna Paladino, Faris Mago Bianco. Ma sì, lascia la Mago Bianco lei. Può sempre far comodo. Andiamo quindi a prendere le due vocazioni che abbiamo detto, una essere
nella grotta dei pianati. È qua, ma prima salviamo. Lemma adesso può anche evitare di spammare Sancta. Anche perché qua ci sono i mostri di livello 6. Non mi sembra il caso. Silva, sei viva! Rhys, di cosa stai parlando? Rhys, vedi qualcosa? Voi no? Silva è proprio là! Chiami Silva, eh? Ma che brava che sei! Fille, la vedi anche tu? Lo spirito di Silva dice che ti vuole aiutare, Rhys. Ha proprio un'anima gentile. Posso invocare Silva? Ci sono i pianati ubriaconi e li lasciamo lì e andiamo a prenderci Odino. Vediamo cosa ci aspetta sto giro con Odino. Se è sobrio come sempre che sciotta tutti e dobbiamo inventarci qualcosa. Fatta di Jackal. La scalata. Completamente pietrificato quello.
Siete qui per battermi, eh? Ma non ho tempo da perdere con avversari del genere. Posso concedervi solo un minuto. Volete sfidarmi lo stesso? Sicuri di voi stessi, eh? Solo un minuto, però. Non un secondo di più, capito? Io vi avevo avvertito. Che fa? Passate la luce. Sancta non funziona. Cos'è debole lui? Oh. Ah, proprio ci sciotta così. Capisco. Bene. Allora. Sì. Non funziona la magia bianca. Andiamo con magia temporale. Se diventi Maganea. Come equipaggiamento prendi la Ferula Gelum. Lenna idem. Come equipaggiamento prendi anche te la ferula. Quarcina dorata per te. Basta, prova a restare così da intanto. E riproviamo. Solo che così non ho nessuno con magia bianca. Basta così. Beh. Odino ha cambiato idea alla svelta. Ora posso invocare Odino. Nice. Thank you.
Vediamo, è che ci piace anche lasciare tutti i maghi così. Metteva anche fa cose. Ok, devo andare a Carwen un secondo a prendere cose. Adesso posso prendere l'ultimo famoso oggettino che non ho mai potuto prendere. Sì, è vuoto, c'è un biglietto. Lupo solitario ha colpito ancora. Già che ci sono, faccio un riposino. Dato che io adesso ho riposato, libro che spiega come trovare le quattro tavole. Sarebbe bello se mi dicessi come. Spezzano i sigilli delle armi leggendarie, ma e qua, qua c'è una torre che vorrei anche visitare, ma non posso visitarla e non posso neanche andare da Bahamut perché è tutto qua. Però c'è una foresta. A meno che nella foresta lì non ci possa andare con il ciocobo. Con un ciocobo nero. Qua c'è il ciocobo bianco, giallo. Non penso ci sia, non penso possa utilizzare nuovamente il ciocobo nero. E l'isola dei la biblioteca è completamente andata, no? Questo che villaggio è, Jackal? Ah, Jackal, posso farci qualcosa io? Un castello apparso dal nulla nord, è la prima volta che sento una cosa del genere. Le isole meridionali si sono collegate fra un continente lungo e sottile. Mio padre è un avventuriero in viaggio in questo momento. Siete mai stati alle cascate di Stor? Ne sono enormi e dicono che siano magnifiche. Alle cascate. Delle cascate ci sono, ma
Qua io com'è dovrei i bracci. E qua effettivamente c'è una graticella. Come fosse aggiungere? Ciocobo bello, dove sei? Puoi andare lì? Che dici? Proviamo a fare un giro là? Vedere se possiamo aggiungere qualcosa? Ma secondo me non... aggiungiamo proprio una bega. È così a sentimento, eh? E salgo. Di qua sono bloccato. E di qua anche. Sono tutte montagne. Come posso andare di là? Un sago del vento che non ho. Come posso andare in queste zone? Ma soprattutto perché non... Perché con l'aeronave non posso atterrare... Cioè posso atterrare nella... Sulla terra, ma non nel deserto. Vado sott'acqua. Ma anche se vado sott'acqua non... C'è niente. Dovremmo aggiungere questa zona di qua con un ciocobo. L'unico ciocobo mi sa che è quello là, vai, c'è poco. Non è che ci posso fare molto. Perché è l'unico punto da cui posso entrare è... Ah, da qua posso immergermi in qualche modo? Sì, ma non faccio niente. Di lì meno, men che meno. E qua c'è solo quel pezzetto di qui. Potrei fare il giro da qua. H. Aspetta, forse c'è qualche speranza. Se faccio il giro largo. Di lì no. Cioè, su di qua. Mica no. Maledetti.
Aspetta, però su di qua posso... Beh. Fermi tutti. E il pollo qui può camminare in mezzo ai fiumiciattoli. Hai ottenuto la lampada magica. Ho ripristinato il potere della lampada magica. Lampada che se usata in battaglia invoca un mostro casuale. La sua magia si affievolisce con l'uso. Io vedo che ci sono delle... Beh, va bene, ho preso la lampada. È stato tutto molto bello, ma a me interessa andare sotto più che anche là sotto c'è chiaramente l'ultima tavola. Ultima tavola che però come prendo? Come diamine posso prendere quella tavola? Perché più che quella tavola come posso prendere quel fiumiciattolo? Il sottomarino, se provo ad andare col sottomarino esattamente lì. Boh. Esattamente qua se mi immergo. Se mi immergo non c'è. C'è una ceppa. Come faccio ad andare lì? Come faccio ad andare là? Le cascate. Più che altro Sid, vieni qua un momento. Come faccio ad atterrare su deserti e... Fai un qualcosa. Potrei aiutarmi in qualche modo, no? Dove sei, vecchio scampanato di uno? È pericoloso. Diamine acid. Riposa un po', sì.
problema. Così tanti libri e così poco tempo. Quando siete sull'acqua, finalmente il comando di conferma per dominare le profondità. Tutto molto bello. Tutto molto bello, ma... L'étude forte. L'étude. Lo cantate in battaglia, la vostra forza aumenterà poco a poco. È un do eroico. Il vostro livello aumenterà poco a poco. In che senso il livello? Non so che devo fare. Non so proprio che devo fare. Poi non è che mi dite qualcosa di intelligente. Posso andare a prendere il drago? Visto che c'è il drago. Allora possiamo cavalcarlo il drago del vento. Ma non posso volare le montagne. Noi sarebbe andare semplicemente qui alla... La cascata. No. Niente, tutti i miei sogni si sono già infranti in piccoli frantumi. Palle. Mm.
che pensavo di fare una gran figata. E invece... Anche qua voi non mi dite niente. Voi di Kelb. Sta accadendo qualcosa di molto strano. Tutti e quattro i guerrieri sono morti. Tornato. Tempo al centro del ponte. Anche qua non mi dicono niente di che. So, cioè parti immergermi in sta zona. Guardiamo, no, non voglio andare su. Cioè l'unica cosa è provare ad andare ancora nella grotta qua. Questo qua che grotticina è? È quella di Guido, mi sembra, no? Ma va, fanciufolo. Ma va, cagare. Potrebbe già bastare così l'intro, io. Cosa diceva l'ultima? Oltre i torrenti del fiume protette dall'acqua una tavola a riposo. Abbiamo 14 frazioni da prendere. Di cui uno è qua sopra. Idrogel. Va bene. Thank you.
un'eta, eh? Di qui niente, ci abbiamo un frazione. Di là che possiamo raggiungere in che modo? Con la scaletta lì da qua. Scusa, quanta vita aveva quel manocchio? E qua niente più. Lama unica, voi andate, restate pure qua, in realtà mi conviene ammazzarvi, ci ho già ripensato. Thank you.
Anello protettivo. Là c'è l'unico frazione che non ho preso prima. Bombea, ehi, attenzione. Questo mi shotta? Se lo shottiamo noi o mi shotta lui? Quanta vita! Guarda il tombea, OP al solito. Pugno d'acciaio. Tanti saluti a pugno d'acciaio. Mila danni. Che è? E che è? Quello di fenice che ho usato. Non uno, non due, ma ben tre, signori. Facciamo così, prendete. Picchio tutti. Anello Reflex. Dobbiamo anche prendere dei padiglioni dopo. Ma qua posso salvare sempre sullo stesso slot, alla fine non si sta chiudendo niente. No, filetisti 9000 danni. E anzi, andrei a prendermi quel faziale là sotto. Che altro non è che quello che ho saltato all'inizio.
possa aggiungere, no? Sì. Se non anche fava così, gli ho chiamato tutto. Letteralmente tutto. Aspettami un attimo. No, di nuovo. Il fa lo stesso danno di Buchanan, non ne vale la pena. Non va neanche tanto il tombea, il maledetto. Ma che cavolo? Ma che senso ha sto passaggio? Inutile? Ho proprio capito il senso di quel passaggio lì. Quindi quel paziente là non è quello che prendo dalla scala che pensavo di aver saltato.
interessante. Andare tutti i maghi neri e spammare nel terreno con tu. Maghi. Fanno maghi. Spammare tutto con loro. Oggetti. Devo prendere anche qualche padiglione poi. Che non sono messo proprio benissimo a padiglioni. Ne ho ancora un paio, ma sono comodi come poche cose in Final Fantasy. Ci abbiamo un quartiere. Ho capito. Abilità aggrile. Non userai magia temporale, ma shuriken di fumo. Fuma. Ho ben capito cosa fanno questi quartieri. Per lui per forza shottare qualcuno subito così. Magia bianca e rinascita ed energia ascia titanica. Ma se cado qua e cado ancora più sotto. Oh. La quarta tavola. Oh. Quella tavola. Datemela subito. E tu chi sei? Quando Exter aveva il potere del nulla, era un mondo solo per noi mostri. Non vi permetterò di interferire. Io non voglio dirtelo, ma quello è Leviatano. La bestia è stata distrutta da Leviatano. Il potere delle mie acque può lavare tutti i peccati e purificare qualsiasi cosa. Ma concederò la mia forza solo a coloro che possono lottare il nulla. Allora, iniziamo a tastare il terreno con un bufferaga per vedere se... se gli fa danno, direi di sì, e quindi... Maremoto, due persone morte, così, easy. Ho capito. Ma siamo già giusti con Lenna, semplicemente devo spammare energia.
Vengo spammato, ne ho giga e saluti. Andiamo. E ritentiamo. Ma vogliamo provare a evocare Odino? A vedere che fa. Mancato, Zankenzuken. Ma è remoto. Coda e mai remoto, proprio in botto. Sarebbe figo dargli un bozzolo anche a Crive. Ma mi sa che non fai in tempo. Trappola addirittura. Merda. Grazie, con 102 punti vita, affonda Leviatano. Ahoy. Possiamo invocare Leviatano. Qua proprio mi caccia fuori dalla... Poi io ancora non voglio andarmene perché... Ho tre forze da prendere.
Beh, bello anche Odino alla fine. Gungnir, attenzione. Usa anche altri attacchi. La lancia. Sempre figo Odino, poche balle. In qualunque sua forma. Zantenzuken c'ha sempre il suo fascino. Complimenti al pugno d'acciaio che ha resistito bene a un... Usiamo ancora un padiglione. Cioè quella trappola era comunque proprio da infamia, è l'unica in mezzo a... Non fossero state un paio? No, l'unica. Un'altra trappola buttarla così. Ecco di Artemide. Poi forse li abbiamo presi tutti. E ce ne mancano giusto tre che sappiamo dove sono. In questo caso due. Ma accumulo di energia proprio sciotta a prescindere, madonna. Impossibile scampare a quell'attacco. Poi finalmente nel 5, cavolo, c'ha un minimo, c'ha un bel po' di chance, non un minimo, di colpire Zantenzuken, non come in quelli prima che è un evento se andava a segno. Qua non credo sia mai andato a vuoto. Stock unico. Va bene. Quindi qua li abbiamo presi tutti, ottimo. Abilità, torni con la tua bellissima magia temporale che possiamo anche utilizzare per andarcene, vero? Yes. Yes indeed. Prima di chiudere completamente, vorrei provare ad andare a vedere una delle armi leggendarie per vedere cosa ci aspetta. Volo, non è questo, eccolo qua.
Guzza Castello dei Sigilli, prendete, vi ho portato un po' di acqua dalla sorgente curativa del tempio. Ma cavolo, ha tirato fuori un'anfora. Principessa Lenna, grazie al cielo siete salva. Che libro è quello? Ma potevo venire qua a leggere, ma vaffanculo. Quel castello è apparso all'improvviso nel luogo dove era imprigionato Exter. Un tempio su un'isola baciato dal vento, forse si riferisce a quello che sorge su un'isolotta ovest di Tycoon. È vero che la crepa interdimensionale si è aperta esattamente sopra il castello di Tycoon? Oltre i torrenti del fiume, una cascata? Allora, sei immune anche a Sancta? Sì. Io senza se, senza ma. Io fuggo e basta. Mi ha trasformato in uno zombie. Da 1100 per Dio è un bel danno, ma considerando che c'è tipo 20.000 HP sto coso. Ragazzuoli belli, riusciamo a fuggire? Oh oh. O stiamo qua? Aspettiamo che Barz lo ammazzi a botte. Immagino la seconda. Cioè è fuggito lui. È fuggito il... La tavola! Se spezzare sigilli è ciò che bramate, compiete la scelta e poi parlate. Ma solo tre sigilli potrete spezzare, poi la tavola in polvere vedrete andare. Tre sigilli vuol dire che possiamo scegliere solo tre delle 12 armi. Allora, inizierei con Dasha. Ah, vabbè, ma possiamo prenderle tutte così proprio. Ignorantissimi. Io pensavo ci fosse un bossettino per ognuna. Ascia unica. Musamane. Masamune. La Musamane. La Masamune. E l'arco di Yoichi. Next.
La sferza focum. La frusta. L'asta del saggio. La fiamma superiore. L'arpa di Apollo. La campana di Gaia. Quella cos'è, Excalibur o Ragnarok? Di solito. È questa una delle due? Excalibur. E abbiamo le ultime tre. Pugnale del Sicario. Dopo ci leggiamo un po' cosa fanno queste. Abbiamo due pugnali. Katana di Sasuke. E l'ultima è Gungnir, la lancia sacra. Ah no, non è Gungnir. Arsenale mitologico. Vediamo un po'. Katana che talvolta blocca gli attacchi nemici. Leggendaria spada sacra. Lancia che custodisce il potere sacro. Pugnale che talvolta uccide con un solo colpo. Campana che può lanciare terremoto e potenza gli incantesimi di terra. Efficace contro i draghi non morti. Asta che potenzia gli incantesimi di elemento sacro, se usato come oggetto in battaglia lancia rinascita. Potenzia gli incantesimi di vari elementi, scatena una fiammata. Posseduta da un famoso tiratore, ascia che usa i PM per infliggere danni critici. Lancia andante se usata come oggetto in battaglia. Proviamola sta. Tutti con effetti belli. Poi c'è l'arco che viene usato da un famoso tiratore. Esatto, no, l'arco usato da un arciere maledetto che è stato maledetto.
Vai, proviamole così. Sì, che tanto queste non saranno sicuramente le classi finali. Per quelle che usiamo come classi finali, quantomeno. Gli facciamo un cazzo. Anche la scena unica fa meno danno di quella di prima. Che mi significa tutto ciò? LOL, ma praticamente il coltello c'ha morte integrata, solo che il fuoco che ho alzato ha reflex di base e me l'ha rimandata contro. Ok. Una scammata. E quindi adesso aspetto che o Barz ammazzi il drago o Barz ammazzi il drago. Ma più che altro è che usa i PM, usa 5 PM per fare attacchi critici, ma gli attacchi critici fanno praticamente meno danno dell'attacco normale dell'altra ascia. Gli altri fanno poco danno perché sono maghi. Sono tutti maghi. Due sono maghi neri, uno è come si chiama, invocatore, e quindi fa un poco danno. Poi fa un poco danno anche perché sono nelle retrovie e fanno ancora meno danno del solito. Va bene, diamo un'altra chance a questa ascia unica, va? I draghi corazzati sono particolari di loro. Next time crepa interdimensionale. Un mago dalle ma in tutti i Final Fantasy, cioè nei primi quantomeno, quando c'è la formazione, ha sempre funzionato così. Vabbè che loro due sono in prima posizione, non sono neanche nelle retrovie. Lei fa meno danno perché è dietro. E loro non hanno neanche un coltello, ma hanno un bastone del cavolo che. Cioè, hanno 16 di forza. Attaccando con le aste non fanno niente. Sì, ma lo so, ma stavo livellando un po' le classi e basta adesso. C'è anche il Berserk, non è che mi piaccia molto, ma lo sto livellando uguale. Più che altro il Berserk parte di base con Furia e non puoi praticamente scegliere le sue azioni. Bella domanda. E poi i vestiti cambiano da persona a persona. C'è questo con il cappellino da muflone.
Il geomante non ho capito perché è tutto imbacuccato. Se lei maga bianca con le orecchiette da gattino. È una necomaid. Babbo Natale verde. Lei è pucciosissima. Mago blu, lei è qua, è... è praticamente con la mascherina, è una delle Sailor. Lei il berserk che si è mangiata, è stata mangiata da una tigre e si muove con quella. Vabbè, Farnis è la bella del gruppo. E Lenna anche. Ah sì, ma sì. Fa buono, dai. Vediamo giusto che trofei abbiamo in sospeso. Qua saranno tutte robe di trama. Sì, questi sono... ma sono sempre stati praticamente sempre loro, quasi, eh. In questo non è cambiato... non è come nel 4 che... no, cos'era nel 2 che dovevamo trovare il nostro amico e... il bro, mai più visto. Tutte le magie blu, tutte le classi, livello 50, 100%, tutti gli oggetti, tutte le località. E queste qua, vabbè, hai battuto i tizi, Bamut, Death, Omega e Bamut. Allora. No, Shin, comunque non so chi sia. Va bene, va bene. E niente, stacco qua e ci si sente domani. Notte.